Venite a trovarci nel nostro showroom. Tirrenia Auto, la piattaforma dell'auto. Casertana Cavese, il derby che sancirà l'inizio del campionato di Serie C per ambedue le squadre, sarebbe previsto sulla carta per mercoledì 19 settembre. Ma ci sono le possibilità per un anticipo del match dello Stadio Pinto di Caserta di qualche giorno, molto probabilmente la domenica, questo per permettere un certo afflusso di tifosi nell'impianto casertano. Cominciare in trasferta era la richiesta avanzata dalla Cavese, accolta, ma per quanto riguarda le partite del girone C, che in origine dovevano essere previste la domenica, nei mesi di settembre, ottobre e novembre sarà previsto l'anticipo al sabato. Poi da dicembre fino alla chiusura si giocherà di norma la domenica, ad eccezione dei turni infrasettimanali. Quindi Cavese-Virtus Francavilla, seconda giornata, sarà disputata il 22 settembre, Rieti-Cavese il 29, Cavese-Leonzio il 6 ottobre e così via fino a Cavese-Rende che verrà fissata per sabato 24 novembre. Poi Catanzaro-Cavese dovrebbe restare, salvo variazioni, al 2 dicembre, quindi si giocherà di domenica fino all'ultima giornata. Così si è espresso Massimiliano Santoriello, amministratore della Cavese, sul tipo di girone che la sua squadra andrà a frequentare, sul cammino nella fase iniziale e sul derby. Vabbè, non c'è nulla di inaccessibile per noi come per tutti. Tanto una alla volta le dobbiamo incontrare tutti. Tutte, quindi non facciamo calcoli, pensiamo una partita alla volta, non abbiamo paura di nessuno e non ci poniamo limiti. La Casertana forse è la squadra più difficile tra quelle che incontriamo all'inizio? Ma guarda, quello sulla carta è un discorso, in campo ne un altro, perché ci sono difficoltà che per noi, diciamo, addetti ai lavori, io da proprietario della Cavese, lei da giornalisti, tifosi, ci sono delle difficoltà in campo che noi non conosciamo, quindi sarà una partita 11 contro 11 a viso aperto e quindi certamente non abbiamo timore di nessuno, solo il campo parla, cioè, è il campo di là. È un derby che potrebbe essere stimolante perché comunque è molto stimolante. Vuoi per il prestigio di alcuni calciatori casertani, vuoi perché i tifosi certamente parteciperanno in massa. Sì, il prestigio bisogna dimostrarlo in campo. Quindi, e noi guardiamo avanti, guardiamo al futuro. Se parte da 0 a 0, 11 contro 11, e si vedrà quello che succede. Fiducia nel fatto che la squadra, la nostra, riuscirà a offrire una prestazione di alto livello? No, questo è sicuro. Il fatto che loro faranno 90 minuti ad altissimo livello in campo, questo è una certezza assoluta per tutte le gare che discuteremo. Difficilmente avremo prestazioni sottotono. L'obiettivo che abbiamo è innanzitutto il mantenimento della categoria. Il primo obiettivo è quello là, l'obiettivo minimo è quello là, di salvarci il più presto possibile. Poi dopo si vedrà.